con Eleonora Piras, presidente associazione Alma Mater, parola magica, Mater, il posto giusto per la testimonianza giusta nel segno dei fiori di Gerico, libro scritto da Alessandra Pasqualotto e Catiuscia Rosati, storie di adozione e di resilienza. E di resilienza, esatto. La nostra associazione si occupa di sostegno alla genitorialità, a una genitorialità consapevole, e proprio nell'ottica dei nostri scopi statutari siamo qui per sostenere Alessandra e Catiuscia, che ci raccontano la loro storia di maternità, che poi ha dato il là in questo libro ad altre storie di maternità e ad altri interventi all'interno, messi tutti all'interno del libro, che è davvero molto bello. Ci sembra davvero un bel messaggio quello di associazioni che concorrono a determinare un medesimo obiettivo e a condividere un percorso pur sofferto, ma con la forza del cuore, con la forza dell'anima. Beh, ci sembra il senso più proprio e apprezzabile della parola associazione. Esatto, l'associazione vive nell'aprire le proprie porte, nel condividere, nel come ci dice proprio il libro, il fiore di Gerico, in condizioni di siccità si chiude a riccio, sembra quasi secco, basta un niente per rifiorire, e quel niente in realtà si trasforma nel tutto. Questo per noi è stato significativo, perché c'erano due mamme che avevano un grande sogno, un grande progetto, e c'era un'associazione che le poteva supportare, una casa editrice che le ha accompagnate. Questo è un progetto molto al femminile, e insieme siamo riuscite a portare avanti questo progetto. Ovviamente Alessandra e Catiuscia hanno fatto il grande del lavoro, però è bello camminare insieme sullo stesso binario. I problemi molto spesso, troppo spesso, nascono dall'ignoranza. Ignoranza in senso negativo, quella di chi, indifferente a prescindere, è incapace di aderire alla vita. E ignoranza di chi semplicemente non conosce e che va aiutato a conoscere. Non conoscere non è grave, perché è rimediabile. Non voler conoscere, quello è un po' più ostico. Però queste occasioni, infatti ringraziamo anche la Biblioteca Comunale di Terni, che ci ha aperto le sue porte in una struttura davvero molto bella, sono le occasioni per uscire fuori e fare offerta attiva, nella promozione del libro certamente, ma offerta attiva su quello che sono gli argomenti sociali che noi promuoviamo, perché si può parlare di adozione in biblioteca, al bar, in palestra, possiamo parlare di maternità alternativa, di una maternità attesa, di un percorso più lungo, se ne può parlare tranquillamente, uomini, donne, nonne, nonni, nonni, anche autorità. È bello incontrarsi in momenti come questo. E per terminare, I fiori di Gerico, storie di adozione e di resilienza di Alessandra Pasqualotto e Catiuscia Rosati, un libro da leggere assolutamente, perché è bello.